L'attore L'uomo e la maschera è un progetto creato e diretto da Pierpaolo Segneri che guarda all'humanitas dell'altra e dell'altrui persona. E noi in questo progetto siamo stati supportati da un main sponsor che è Tonino Boccadamo, con la gioielleria Boccadamo che ci è stata molto vicino. E quindi a Tonino, che è un grande filantropo, io voglio chiedere che cosa gli ha fatto decidere di sposare questa idea. E naturalmente l'amicizia conta, Tonino, ed è importante, però se alla base non c'era un nocciolo di humanitas, come la chiamiamo noi, secondo me tu non ti saresti avvicinato così tanto come hai fatto. Infatti, per voi come amici è stato molto facile farmi dire di sì a questo vostro progetto. Sono stato contento di essere stato coinvolto. È un bellissimo messaggio che questa sera, con questo evento, è stato in qualche modo portato alla luce. Abbiamo un immaginario, sì, di un grande attore, di un grande personaggio, ma il significato che è venuto fuori è stato quello proprio dell'umanità, del messaggio che in questa contemporaneità, in questa società contemporanea, si sta dimenticando. Ed è bello rivalutarlo, è bellissimo che un attore si è messo in gioco, che ha interpretato brillantemente il personaggio Charlotte e che in quel modo tutti noi stiamo scoprendo, appunto, dentro di noi un angolino con Charlotte, che in qualche modo deve uscire fuori, deve evidenziarsi, deve essere la contemporaneità che riprende il passato. L'ho detto anche in sala, Tonino Boccadamo è un vero capitano coraggioso, con un vissuto particolare alle spalle che lo ha spinto a rendere uniforme l'aiuto e il contributo che decide di dare agli altri attraverso addirittura una fondazione che è attentissima alle dinamiche sociali e sociosanitarie della comunità. Sì. Attraverso la Fondazione Boccadamo cerchiamo di aiutare le fragilità, sosteniamo soprattutto le persone in difficoltà, quindi malate e soprattutto povere. Guardiamo con molta attenzione sia all'estero, ma soprattutto in questo momento particolare il nostro territorio, cercando di essere attenti soprattutto alle categorie con la disabilità. Tanto che siamo riusciti a portare a termine e a giorni partirà un bellissimo progetto, il valore del gioiello si chiama appunto questo progetto, ed è una scuola orafa per disabili. Vogliamo insegnare a ragazzi disabili il mestiere e l'arte dell'orafo. Vogliamo dare loro l'opportunità, che magari in qualche modo non hanno avuto, di cambiare il loro percorso di vita, stimolandoli, dandogli dei valori, cercando di portare alla luce quello che ora loro vivono invece in un mondo di fantasmi, che non vengono visti, non vengono notati. Dare a loro lo stimolo, la forza di poter rivalutare la propria vita. Grazie a Tonino Boccadamo per essere stato con noi e con Liberi TV.